E-Gay Sports. It's in the gay. Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Appuntamento come ogni anno con la squadra Adidas All Stars. Non so perché c'ho la maglia del Milan in mano. Allora, per il 16, 18, 19, 20, 21, 22, per il sesto anno di fila, vi porto la squadra Adidas All Stars. Io, in data 3 luglio 2020, avevo pubblicato un video riguardante proprio la squadra Adidas All Stars su come sbloccarla. E due mesi dopo è uscito FIFA 21 e la squadra Adidas All Stars non è più sbloccabile, è già inclusa nel gioco. Quindi, per chi poi mi venisse a commentare, ma io non ci riesco, ma come si fa? Ma non la trovo. Dovete solo connettervi a internet col vostro account EA, PlayStation Network, quel che è, andare nel resto del mondo e la troverete. Insieme a quelle ragazzi troverete anche l'MLS All Stars e il Soccer Ride, che è la squadra delle leggende. Noi ormai abbiamo preso la fisa per l'Adidas All Stars e così andremo avanti. È un video che in verità feci a FIFA 16, così giusto per scazzare, e non mi accorsi che in realtà è piaciuto, soprattutto gli episodi di FIFA 18 e 19. Controllate tra il canale, sono tre video più visti. Quindi, per farvi vedere bene come si fa per usare questa squadra, che mi è stato chiesto se è giocabile in stagioni, la risposta è no. Basta andare nel calcio d'inizio e dove sta la Serie B nel resto del mondo andarla a selezionare. Tutto qui, ragazzi. Cioè, niente di complicato. Come si dice, quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, ragazzi. Per il sesto anno di fila, noi sempre rigorosamente Adidas All Stars Inter, fisso. Mi spiace solo che la squadra che andremo a utilizzare ha una maglia sola e dà la stessa maglia da tipo FIFA 20. Non cambia niente, ragazzi, neanche lo stadio. Cambia il nome dello stadio, perché adesso si chiama Lumen Field. Una volta si chiamava CenturyLink Field. Maledetti si sponsor. Giocheremo alle 19:30 d'estate, adesso andremo a fare la formazione. Oh, che bello! Un altro anno dove non abbiamo difensori centrali. Ok, porremo rimedio. 3-4-1-2. Pavard, che può anche giocare centrale. Hakimi da una parte, Salah dall'altra. Kanté e Kroos. Sonaldo dietro a Messi e a Benzema, ovviamente invertiti così. Tirano col piede di rientro. Questa può essere una formazione plausibile. Dietro, ragazzi, è il reparto sempre più disastroso. Per fortuna quest'anno abbiamo due centrali. L'anno scorso abbiamo messo ancora peggio perché c'era Marcelo, che abbiamo fatto giocare centrale. Quest'anno c'è Pavard, che è un terzino, ma gioca anche da centrale perché la velocità non è proprio il suo forte. È più difensivo, un terzino più difensivo. E ce l'aggiustiamo così. A volte riesco a beccare l'orario del tramonto, a volte o è totalmente giorno o è totalmente notte. Comunque sia, Lumen Field, la grafica, signori, è assai migliorata, anche se pare molto un reskin di FIFA 21, signori. Però sì, dai, alcune cose sono cambiate. Anche per esempio il fatto che l'Inter sia sceso in campo con la tuta, ma anche la nostra squadra, adesso che ci faccio caso. Sì, vabbè, le facce sono migliorate assai. Ter Stegen in porta, come detto, la porta alla Beppe Vard, Salah, Kanté, Kroos, Hakimi e Sonaldo dietro a Messi e Benzema, come già detto in precedenza. Goretzka, Silva, Dybala, Gnabry, Mendy, Pogba e Neuer in panchina. Vabbè, la formazione dell'Inter è già apparentemente intuibile. Andanovic in porta, Skriniar, De Vrij, Bastoni, ormai li leggo, sto leggendo i numeri. Brozovic come mediano, modulo quasi speculare, solo che loro hanno un mediano, noi il trequartista. Darmian, Barella, Calhanoglu, Perisic, davanti Dzeko, Lautaro Martinez. Correa, Vidal, Sensi, Vecino, Dumfries, Di Marco e Kordaz in panchina. L'anno scorso, quando l'abbiamo giocata su FIFA 21, è stato uno degli episodi più belli, sono proprio il più bello a livello di spettacolarità della partita. Ovviamente non sto a spoilerarvi niente, perché nonostante esca il video di questa serie una volta all'anno, è giusto che ve lo andiate a guardare. Kanté, Messi, era regolare, no, è troppo bello per essere vero. Lautaro, fuori, spiace. Salah, ragazzi, e li punisce sempre. Cioè, non c'è una volta che Salah non punisca l'Inter in questa partita annuale. Cioè, ma voi ci pensate che tra un video dell'Adidas All Stars e l'altro passa una squadra che vince la Champions League, una squadra che vince il campionato, delle squadre che promuovono e retrocedono, passa un anno scolastico? Ma che ci penso, ragazzi? La prima volta che ho fatto sto video avevo 17 anni, avevo appena comprato la PS4. Mo ne ho 21, sto con la PS5 e vivo da solo. Lautaro, Dzeko, no! Buona difesa. Ragazzi, c'ho paura di Lautaro. Messi.
Salah! Handanovic. Cross. Cross. Cross! Malissimo. Para Handanovic. Messi! Angolo ancora. Dzeko! Fuori di nulla, raga. Ho la sensazione che qua... prima o poi il gol si piglia. Lautaro Martinez, Dzeko, Lautaro Martinez. Ho vista dentro, ragazzi. Non si può stare un secondo tranquilli, eh. Messi, come se ne va via. Messi, 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 Messi. Messi! Ribatte. Niente. Messi dalla bandierina. Verso Benzema, era invitantissima. Sulla linea Brozovic. Ah, c'è una punizione, c'è una punizione. No, qua. Qua lasciamo fare al più esperto di tutti. Non farò gol, però. Non faccio gol su punizione della vita, ma non lo farò neanche adesso. What the fuck? Lionel Messi! Non ho neanche visto la palla entrare in porta, signori. Voglio rivederlo. Magistrale, Handanovic tocca, ma non può niente. Cioè, come cazzo fai a parare sta punizione? No, raga, perfetta, perfetta. Bang. Tanti cari saluti da Leo l'alieno. Fine primo tempo, 2-0, prestazione fantastica. Abbiamo concesso un pochino troppo dietro, se devo essere sincero. Però dai, vi si perdona. Purtroppo la difesa è quello che è. Perisic, Lautaro Martinez, Ter Stegen, monumentale. Son, Messi, Messi, no! Messi, verso Benzema! Ancora Brozovic sulla linea, ragazzi. Ho fatto più parate Brozovic che Handanovic. Ah, Lautaro! Mamma mia! Raga, Lautaro si sta magnando tutto, eh. Esce il turco con le orecchie montate al contrario. Entra Vesino. Faccio un 4-3-3 offensivo. Alaba lo faccio uscire e metto Mendy. Metto Dybala al posto di Benzema e lo metto dietro alla punta e metto Pogba per cross. Facciamo questa provetta qua. Kanté l'ha visto. Vederlo l'ha visto. Messi. Messi. Son va al cross. Kanté. Angolo. Va Messi dalla bandierina. Invitantissimo. Quasi quasi. Messi. Pogba, angolo. Son. Pavard. Laporte. Non è il suo ruolo. Non è il suo mestiere tirare da lì. Perdonatelo. Bravissimo Pogba a farsi trovare lì. Ha visto Salah. Ha visto Momo. Ha visto Momo. Pogba. Messi. Mamma mia. Sonaldo. Son no scarpon. Così è meglio. Finisce qua, ragazzi, finisce 2-0, l'abbiamo risolta completamente nel primo tempo. Un pallonetto di Salah ormai, ragazzi, i pallonetti qua. Posso tatuarmelo sulla fronte. E una punizione magistrale di Leo Messi, veramente un capolavoro d'arte moderna. L'Inter che comunque, secondo me, a essere sincero, meritava qualcosa di più. E non so se rigiocarla finirebbe così un'altra volta. In effetti li abbiamo un po' surclassati, 52% di possesso palla, 19 tiri a 8. Diciamo che è meritata, però l'Inter, diciamo che, ripeto, forse qualcosa di più si poteva meritare. E dopo questo video, ragazzi, il canale continuerà con la sua programmazione di sempre. L'ho detto un po' come se fossi uno che fa le pubblicità alla Rai. Però vabbè, con questo format mi tocca già dirvelo. Il giorno dell'uscita di FIFA 22 ci vediamo su FIFA 23 per questo format qua, perché esce una volta all'anno. E ragazzi, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, ve lo chiedo, un supporto per tutto quello che sto facendo, ragazzi. Ci sarà anche Far Cry 6, che ci siamo veramente quasi. Grazie ragazzi, a presto, davvero.